Un CDM velocissimo, il primo, poi Meloni e suoi manda un messaggio chiaro, lealtà, responsabilità e la promessa di procedere uniti per affrontare le emergenze con cui il Paese sta facendo i conti. Ci guardano tutti, dice, c'è grande aspettativa su di noi, ora tocca a noi e alla nuova squadra di governo. Giorgia ha detto che siamo chiamati a dimostrare che questo governo sarà una grande sorpresa per tutti, soprattutto per chi ci ha, come dire, dipinto negativamente in campagna elettorale, per chi ha parlato male di noi. Saremo una bella sorpresa per l'Italia. Lo sforzo, l'impegno è quello di dimostrare che possiamo essere una bella sorpresa per questo paese. Faremo una valutazione su tutto, chiaramente, no? Questo è chiaro, ci inseriamo adesso, mi sembra che ci sia stata una gestione ordinata nel rapporto col governo uscente, un fatto molto positivo e quindi lavoreremo in prospettiva tenendo conto di questo con le nostre valutazioni, le nostre sensibilità, però ecco, non mi sento oggi di entrare nel merito e di esprimere giudizi. Adesso c'è la fase operativa, quindi ognuno per i propri ministeri deve cominciare a rendersi conto e avere il passaggio di consegne. Da parte mia il passaggio di consegne verrà domani mattina con il ministro Cingolani. A Roma è in serata l'incontro tra il Premier Giorgio Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron. Per la neo Premier la necessità è quella di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all'Ucraina, la difficile congiuntura economica e la gestione dei flussi migratori. Intanto, dalle file dell'opposizione si promette battaglia, soprattutto in temi di diritti civili ed energia.